Dobbiamo incastrarci. Ragazzi, Dobbiamo buongiorno. incastrarci. È lei che manda i messaggi alle 9 di domenica mattina. Io le dico sì perché ha detto: guarda caso, c'ho niente da fare sta domenica. Ma magari avvisare un attimino prima. No, non si può, non si può. Allora, ragazzi, oggi la live è lunga non solo perché dobbiamo aprire 1000 buste tra 3 account, ma perché dobbiamo fare un sacco di contenuti per Foundation. Schiavitù, schiavizzato sono, ragazzi. Non si può. Devo aprire le buste pure per gli altri account. Fino a mai. Cioè, non ne basta uno, 3 account. Ma perché c'è un significato dietro? Cioè... Il significato glielo da lei. Io che devo stare qua ad aprirle una per una, anche no. Beh, infatti, ti ho fatto la no, grazia. Infatti, grazie. Ho fatto la grazia. Io ti ho detto, o le apro tutte a fila, o se no. Allora, però, lascio la parola a Tortello per dirvi perché apriamo anche le buste dell'account secondario. Allora, perché non c'hai tempo da dici mai che sei sempre impegnato, poi guarda cosa fai, fai esatto. Su 3 account diversi, cioè sta a fare uno non bastava. Allora, sono 5 gli account. Allora, però stiamo facendo vedere il secondario, queste sono le buste del secondario, dovrebbe essere circa 200, se non mi ricordo male, sì, più o meno dovrebbe essere 200. E facciamo vedere anche il secondario, ragazzi, perché questo è un account totalmente free to play, vi faccio vedere che non ci ho letteralmente messo un euro, letteralmente non ci ho messo un euro. C'ha tutti i pre-order ancora, persino quello questo... iniziale. Ah, tutto, quello tutto. Iniziale, esatto. Non ci ho messo un euro. Ma mi stavo dicendo, le pre-order ci sono già. Cioè, con 0 euro questo account ha già fatto un qualifier play-in. Ovviamente poi non ho potuto partecipare al qualifier perché non è... 7K gemme, esatto. Non è opportuno, non solo a 7K gemme, si è potuto comprare anche tutte le mastery. Okay. Ok, quindi non ha mai, vedi che c'è anche Plomburro che non ho mai comprato, cioè non... a me le art non fregano niente su questi account, no? Questo account è esattamente quello che dovrebbe fare un account free to play, ok? Per stare sulla piattaforma, infatti vedi ha tutti i budget deck, tutti i deck per farmare, ok? E non ha nient'altro. Vabbè, e non ha nient'altro, a parte deck vecchi con cui ha farmato, ok? Quindi partiamo dalla mega sbustata da qui, proprio perché così dimostriamo ancora una volta che è possibile farlo, ragazzi. Non c'è niente di inventato. Vendere un po' l'anima al diavolo, però vabbè. Ma oddio, guarda, io, questo è il secondario, penso di giocarci forse mezz'ora al giorno, forse. No, nel senso vendere l'anima al diavolo perché alla fine sono sempre quei mazzi un po' ottimali, molto sì. Rapidi per farmare. Sì. E quelli ti puoi permettere, quelli fai poi con calma. Cioè, l'idea è passi da free to play, quindi solo farmare con quel mazzo tirato, poi pian piano ti fai dei mazzi un attimino più particolari. Esatto. In base anche a dove vuoi andare a giocare, historic, explorer o ecco, standard. Mi aggancio, in particolare... Timeless non ci arrivi mai. No, ma poi non farmi su timeless, quindi è inutile. In particolare questo account ha farmato, come vedete, tantissimo su... Explorer con il monored fantomatico che abbiamo fatto andare a destra e a sinistra, che è quello che poi l'ha portato al qualifier. Il monored prowess, trovate tutte fatto le liste, 4 video, forse prima 6 volta, ma ci ha fatto 4 6. Video la prima volta che l'hai fatto, poi comunque l'hai riportato ancora perché hai detto va sempre bene al momento. Sì, tra l'altro sottolineo, non era la mia la lista originale di uno dei andava ragazzi che ci seguiva, ma andava quindi... bene ancora quando c'erano Sorin e Amalia legali, va bene ancora poter... va bene ancora, andava bene prima, va bene anche e... adesso, salvo che abbiano segato le gambe in qualche modo strano. Questi più o meno 80 boost che ho di standard invece le ho fatte tutte, ragazzi, con questo mazzo qua. Tutte queste. Tutte con questo. Ok, quello 16 terra che volevo sì. Fare anch'io. E vi assicuro che è un treno. È un treno, ragazzi. Vabbè, è topino. È un treno. Treno è un treno. 16 lande senza problemi, è proprio facile. Quindi, Michele, adesso sbustiamo qua. Devo? Sì, beh, non ci metterai tanto perché ti concedo l'open hall su queste, su quelle grosse. Adesso poi non fai l'open sì. Hall su queste cose qui, no, piccoline. Un'altra cosa sì. Che vi voglio dire è, se all'inizio Magic Arena era più semplice per i nuovi giocatori, mm-hmm. Adesso è diventata un po' più ostica, perché le espansioni si sono ingigantite, si sono moltiplicate, i formati si sono diversificati, e quindi per un free to player... È molto difficile arrivare ad avere una situazione così. Però, come vedete, ripeto, mezz'ora al giorno, perché alla fine quello che conta tanto negli FTP non è performare, perché per performare avere la media di portarsi a casa queste, ti interessa relativamente. All'inizio quello che ti conta tanto è fare le giornaliere, ok? Perché le giornaliere ti permetteranno poi di andare a creare quelle situazioni qua. Così che tu ti possa acquistare la mastery e poi andare avanti pian piano. E poi andare avanti pian piano, esattamente. Quindi sono vivo, è possibile, ragazzi.
non c'è la protezione dei nuovi giocatori negli eventi, c'è solo nella ranked. Quindi ragazzi, è veramente possibile fare quella roba qui, ed è ancora possibile, e sarà ancora possibile. Mi aggancio subito a un discorso che faremo poi, solo per introdurlo. Secondo me Foundation renderà questa cosa ancora più viable, perché tante comuni e non comuni entreranno in standard e saranno staple. Fidatevi, saranno staple. O quantomeno è sempre l'alternativa un attimino più budget, che tanto sai che ti rimane e te la giochi in questo modo. Diciamo che se magari prima conviene sempre solo approcciare storico, o comunque ti fai il mazzo per il formato dove sai che puoi farmare, e poi il consiglio era sempre vai verso l'historic, perché comunque una volta che le crafti sei sicuro che ti rimangono e le puoi utilizzare. Sì. Poi con calma arrivi a fare standard. Adesso è solo standard. Che adesso l'historic è uno che peso, col uno fatto schifo. Che c'è Foundation per 5 anni, tu sai che per 5 anni se sbusti della roba o ti crafti della roba, sai che più o meno ti può sempre tornare utile e ce l'hai lì. Sì, ma poi vedrete dopo quante carte budget entrano importanti. Ce ne sono veramente tante, ragazzi. Beh, abbiamo preparato il top 10 come al solito, e dalla top 10 siamo arrivati. Sì, a cosa saranno? Non so, 15-16 card nella top 10. Più sì, perché... Miki, comincia pure a sbustare, che qui abbiamo tanto da fare oggi. Vabbè, dai, allora apriamo questi qua. Alchemy, volo, sì. Espansionaccia, questa è proprio brutta. Non c'è dentro assolutamente niente di buono. Qui confermo. Allora, la Lurker. Qua un attimo, così la Lurker, ragazzi, la gente l'ha proposto come un gran pezzo. Io ho sempre detto che fa schifo e continuo a dire che fa schifo. Secondo me è molto più forte l'Impending 3. Classico di standard, e consiglio quello. Il resto, a parte il toppino interessante, non c'è niente in questa espansione. Assolutamente niente in questa espansione. Ciao, si sa già che ora usciranno i Secret Lair domani? No, anche perché noi non compriamo Secret Lair. Però sicuramente appena... Ah, guarda un attimo la Vault. Qui, perché qui non c'è, scusami, no, no, le wildcard, scusami, perfetto. La Vault 38%, dai. Ottimo. Noi non comprando i Secret Lair non seguiamo quella cosa lì, però sicuramente andranno a ruba subito. In Horizon bisogna... Secret Lair cosa sono, sto giro? Quelli che vendono direttamente Wizard Marvel. No, no, Marvel. Ah, intendevo su cosa li fanno Marvel. Vabbè, ma quello... Allora, qui abbiamo tre carte buone. Complimenti a me. Quattro col Party Trasher, volendo. Qui abbiamo doppia Ember Polarity e Estrid Invocation, che è ottima. Lui era bello. Se Historic tornerà mai ad essere un formato, se finché rimane così è un disastro. Finché rimane così è un disastro vero. Doppia, buone. Ah, ragazzi, queste terre qua, in modo particolare, le sono tipiche... Si giocheranno ancora parecchio in standard, quindi tenetele da parte, non vendetele se ce le avete in cartaceo, perché saranno ancora la base dello standard sicuramente. Fermo qui un attimo, Miki. Anche queste animabili, finché Ixalan c'è, e dovrebbe essere legale ancora per un anno Ixalan, se non ricordo male. Un anno. Quelle in D&D erano andate a ruba. Sì, queste sono più scarse. Sì, okay, sì, in modo particolare di queste, la Dimir è la più forte di tutte attualmente, insieme a quella Zorius questo che vola. Questo è carino. No, questo era carino in Limited. Il Limited era un... Però è Goblin. Un attenzione, sì, è Goblin. È Gubelino. Se Goblin verrà splashato di nero, quello lì è un ottimo drop a 1. Gubelino, sempre Gubelino. Quello lì è un ottimo drop a 1. Oggi sbustatona. Sì, qui siamo partiti veloci perché l'account secondario. No, poi... anche perché io ho detto, già te devo aprire 700 in quello principale, se devo aprirti anche quelli secondari non esiste. Ecco, cioè, qua vai su rapidi e le... bello lui. Altra grande carta da standard, legale ancora per un anno, sicuramente si continuerà a giocare. Questa è la più scarsa di quelle lì. E poi c'era Curiosity che è interessante. Io proprio ho vietato a Bina il farmi aprire una a una ste booster. No. Sul secondario, no, sul primario le sbustiamo. Sul principale ancora gliela mezzo buono perché... Vabbè, scegli. Allora, sceglie 5, sono tornati a giocarla adesso, sì. Perché è una carta che fa editto. Dopo devi far vedere il 1000 che ha vinto il mondiale, perché io ho letto 1000 in standard, ho detto devo giocarlo, anche se butterò via risorse a caso, delle ultime che mi rimangono, però se riprendo un po' a giocare standard, oltre ad Elfi, mi faccio 1000. Sì, te lo sconsiglio, cioè, vuoi fare best of 3? O best of 1? Oddio, se è meglio best of 3, a questo punto faccio best of 3. No, allora, io secondo me... dipende... Allora, tu hai tanto tempo che non giochi a Magic adesso. Sì, sì, sì. Ho guardato qualcosa... Ti consiglio qualcosa di farlo in best of 1. Ok. Per fare risorse, perché poi Foundation, sai, sono 700 carte, sì, passa. Sì, no, dopo ti... No, infatti aspetto un attimo, adesso che c'è Foundation, vedo un po' se è ancora viable bene, se no mi tengo il mio 1000 artisan in historic per giocare a caso. Esatto. Quando voglio di fare 1000. Qui... Che bello che avevo mezzo craftato quella prova che hai fatto. Qui c'è il Gangio. Però tra... No, non avevo mezzo craftato. Qui c'è il Gangio. Il Gangio, Kami non è più giocabile. Oh,
bravissimo lui. Beh, un mazzo fa cagare. Strano. Fa cagare tantissimo. Adesso. Una volta ci giocava, una volta era. Peccato che è uscito da standard. Quindi. Da quando è uscito da standard, nessuno se lo caga più. Perché giustamente era forte sulle standard con gli Enchant. Qui aveva rotto tutto. Questa espansione è particolarmente vuota adesso. Bello lui. Bah, D&D strana. D&D è molto strana. Giustamente, l'hanno fatta giusto perché era D&D. Cos'è la terza Wildcard che troviamo? Sì, due mitiche e una rara, giusto? Sì. È mitica. Ecco, un'altra cosa c'è da dire. Ragazzi, le Wildcard mitiche adesso hanno un valore molto superiore rispetto al passato. Io vi consiglio veramente di non usarle mai se non per estrema necessità. Perché adesso valgono... Quanto varranno? Il doppio o il triplo rispetto a prima? Non so, forse il triplo. Troppe. Sono tantissime, sì. In standard sono diventate troppe. Tantissime. Non no, buttate. Ma in generale ovunque, su tutte le robe anche solo delle new guest, delle special guest che metto dentro a caso, che sono delle comunacce del cavolo, te le fanno tutte mitiche perché devono essere special guest con l'art figa e porca puttana. Allora, qui c'è un'ottima sbustata. Perché Primal Might adesso torna legale in standard. E è perfetto nei mazzi verdi. Primal Might. E poi c'è Taunter, che è una delle nostre carte preferite. Kaladesh, cosa c'è di bello dentro? Qualche artefatto. Le dual, no? Le dual. Le... Non so, sì, ci sono le dual. Comunque. Buono. Ci sono le Fastland. C'è il canale delle G. Delle... Buono, un disallo buono. Sì. Zendikar. Ti saluta Sherry in chat. Ciao Sherry. Ciao Sheridano. Buondì, buon salve. Ah, Omnath è purtroppo nerfato. Beh, vuole la nitara. Allora, qui la carta bella è ovviamente Roiling Vortex, che però purtroppo non è più legale in standard e si gioca veramente pochissimo anche in storica adesso. Ah, perché ce ne sono tre modi diversi per non far guadagnare vita alla mazza. Ma non è per quello, è perché il formato è diventato troppo veloce, troppo randomico per mettere una roba del genere. Niente, Ikoria, boh. Troppo. Niente qua in Ikoria, penso. Oh, è incredibile. No, va bene, cioè, non sta andando male questa sbustata. No, lo so, ti sto trovando più wildcard mitiche che altro, però va bene. L'account secondario va sempre bene. Trovarla io. Vieni al qualifier, facciamo il progetto tortello al qualifier e... Aspetta. E abbiamo trovato una carta da Timeless, che è Underworld Breach. Mi dai l'account e vado a fare il qualifier. No, perdo male. No, devi farlo col tuo. Allora, mate, la voglia di doppio Witch Oven? Ultimamente. Doppio Witch Oven, doppio castello. Bello lui. È diventato vecchio. Frega, cazzi, sempre bello. E poi c'è Mirror Maiden. Ma faccio i cubi solo per sperare che ci sarà anche a doppio gatto anche. Guarda, no, è uno solo, vai di là, uno solo. No, uno solo perché sono due. Sì, sì, c'è la versione Alchemy. Bello lui, c'ho il mazzo Artisan Cavalieri. Ne si giocava? Fa schifo. Cioè, tempo fa si giocava in standard qualcosa lì. Capito, però. Quel mazzo che ho fatto conto qua fa schifo. Si gioca in quel site di Pioneer, certo. È il motivo per cui l'ho comprato anch'io, ce l'ho in giapponese. E Rolling Vortex. Ah, ok. Lo vendevano a 3 centesimi, ho detto, ma mi sembra forte. Aspetta, foil, full art cose, compra. Te che compri le foil. Io le adoro, le foil le adoro. Cioè, qua c'è uno scontato. Teferino, poverino. Il vecchio tre feri. È quattro feri, eh? Adesso è sì. Feri che non, quattro feri. Non si caga nessuno. Poverino. Sai, potrebbero snerfarlo, forse. No, vatti, prego. No. Bloodcrypt. Allora, ecco, fermo. Cos'hai sbustato? Questa è cosa, è Ravnica, no? Sì. Ecco, vai un attimo sulla cripta, per favore. Ragazzi, chi vuole giocare i formati Eternal e compra buste, è questa l'espansione che dovete comprare. Cioè, non esiste altro, perché le dual che trovi qua sono le più forti di tutta la piattaforma. Vabbè, storiche, Timeless, senza queste non giochi. Sì. Assolutamente no, sì. No, ho sbagliato. Dovete scendere a patti che prima le terre e poi il resto. Sì. Poi una volta che l'avete, basta. Dovete cartare altre di 16 terre diverse, però vabbè. Però non sei obbligato, nel senso che se ci sono dei mazzi che puoi giocare con una mana base un po' subottimale, perché se tu ci pensi, no, le Shockland, tu accompagni le Shockland con le non comuni di Innistrad, ne ce ne sono... 3 credo. Sì, no, 4 o 5. No, cioè, sono 3 su 5 secondo me. Perché le altre sono rare. Sono in un'altra espansione, ma sono rare. No, scusami, c'è la. La Zorius e la Boros, mi sembra. No, c'è anche la Selesnia. Allora la Zorius e la Selesnia, non c'è la Boros. No, c'è la Dimir.
3, Dimir, Azorius e Selesnia, basta. La Rakdos è rara, sono sicuro. La Rakdos è rara. Però, tipo, se tu accompagni... No, la Boros non c'è. La no, Shockland... te lo dico che me le ricordo. Sono 3, perché sono l'utilizzo dei mazzi Artisan, quindi sono... sicuramente la... O sono 3 o sono 5. Sicuramente la Dimir e la Selesnia ci sono perché ce le ho. Vabbè, comunque non ho capito cosa intendiamo. Sì, sì, sì. Quelle terre lì, se le accompagni con le Shockland, puoi già giocare storiche. Sì. Cioè, non sei no, le altre sono rare perché sono le Snarl, sono cose diverse. No, le altre sono rare perché sono uscite in espansioni diverse proprio. Ok, anche, ma ci sono delle carte che sono praticamente uguali, che sono le Snarl di... Beh, sono le stesse lande, uguali. Sì, identiche. Sì, no, sono la stessa roba, solo che però una era una... Esatto, un esatto. Però quelle uncommon lì ti permettono già di giocare Historic. Non sei obbligato sì. ad avere tutte le dual rare no, subito. No, no, sì, però ti precludono un po' alcuni mazzi. Però... Vabbè, però sono Ciao, scelte, beh, sono scelte. Sì, per forza. E poi, altro consiglio che vi possiamo dare, nei mazzi iniziali... Ci sono già delle dual, ce n'è uno per delle dual, sì. mettetele dentro, ce le avete, non avete motivo per non farlo. Finché ve le regalano, quelle vanno sempre comodo. Sono gratis, ragazzi, letteralmente gratis. Ma che bella sbustata che stai facendo, Miki. Prego. Guarda che roba, parte la vault. Final Showdown, ecco, fermati un attimo. Final Showdown è una di quelle ratte che non si è quasi mai giocata in standard. Ok, guarda che torna. Se si rallenta un attimo, torna. Lascia stare quello, è perché c'è Sunfall. Con l'addio di Sunfall tra un anno e questa che rimane legale insieme a Day of Judgment e Fumigate, secondo te potrebbe trovare gioco? Oddio, dipende se non muori a turno 3. Fisso. Dipende. Ti rendi conto che life gain, secondo me... Ripeto, se adesso con Topin e compagnia muori turno 2, turno 3... Adesso qua... però entra Authority of the Consuls. Capito, qua se non muori più a turno 3, ma puoi sopravvivere a turno 4, turno 5, 1-2 perdi questa che a tempo instant ti brucia. Questa è la pescata più forte, però. Toxis e Breccia sono le carte più forti, senza dubbio. Sì, queste sono proprio belle. Allora, ci addentriamo verso la sbustata finale del secondo account. Scusate, andiamo poi a fare il terziario e poi iniziamo col primo. Triste. Oh, che bella. Ecco, fermo qui. Vai qua, per favore. Perché ho fatto fermare Michele qua? Perché Thunder Junction sarà legale ancora per un anno in standard, ragazzi. Un anno. Perché è nel giro di... aspetta, no, c'hai ragione due. Tu. Due anni, perché... È fuori dal giro di Dominaria e le guerre dei fratelli, no? È dopo, sì. Dopo. Ecco, sarà legale ancora per due anni. Bravissimo, hai ragione. Quindi, aprire Thunder Junction, se giocate solo standard, ha una certa importanza. Insomma, 5 terre doppie che schifo non fanno. Ha una certa importanza, anche perché sono terre forti proprio queste, sì, le Fastland. Ma poi appunto i colori Boros, quelli lì che sono anche abbastanza mazzi rapidi. Sì, sono importantissime. Sì. Ma quanto giochi per fare 3 account? Abbiamo detto prima, con questo mezz'ora al giorno neanche, ragazzi. Cioè, veramente... O sia una vita che non ha tempo di vivere, no, però... ma mezz'ora al giorno al cesso, prima di andare a dormire, un quarto d'ora, cioè... ci gioco tanto sul cellulare. Meno. Anche meno torta, cioè devo aprirle io così. Hai aperto tante buste, però. Sì, capito, fatta, nel senso due mitiche così, stai a 20 mitiche, stai. Ci sta, va bene. È 200 buste, no, ragazzi. Cazzo. Comunque no, ragazzi, cioè, tra le live e il tempo che dedico a questi account qua, boh, 3 ore massimo al giorno. Secondo me un po' di più, proprio. No. Che gioco? No. Non so. No, ti sembra di più? Cioè a dire che dopo effettivamente tanto che giochi non ci perdi tempo come ci perdi in live. Ma esatto. Uno, esatto. Due sono comunque tutti mazzi rapidi che se esatto. ti va bene fai un 7 e mezz'ora. O anche prima, di meno. Quando c'era la lega attiva che la giocavi probabilmente in 20 minuti avevi già fatto un 7 e mezzo. C'è una buona Ered Claw. Sylvan Tutor che vedrà sicuramente gioco prima o poi. Bello. Poi ragazzi, se non lo facessi per lavoro avrei solo il mio account, questo lo faccio per voi, non per me. A me non frega niente tra di avere questi. Complimenti. Fa cagare però quella carta lì. Vabbè. Quanto pare purtroppo per fare il content creator, ragazzi, dovete fare dei sacrifici enormi e questa roba qua è fatta per voi, è per fare degli studi su di voi. Bello FOMO. Dopo spero di sbustarli tutti sull'account principale che non li ho ancora craftati. Ma occa boia, che sbustatina questa, FOMO, Oculus, Mitica, Tivar e Anti Tracker, complimenti Tortello, grazie. No, batto la spalla da solo. Ecco, se avete domande ragazzi è il momento di farle, sì, no, perché esatto, siamo all'inizio della live. Che parliamo un po' di tante cose, che so dopo che lo bari, eccetera. Parare. Lascia stare quella. Allora, vai sull'Overlord, per favore. Allora...
ora come ora, sbustare Foundation per le mitiche potrebbe avere senso, però quello che vi consiglio io non è di sbustare le buste normali, se vi servono solo le mitiche, ci sono le mythic pack. Sì, mitiche, costano un attimino di più. Costano di più. Perché vi dico, io allora, normalmente non dovreste mai sbustarle, le mythic pack. Perché quegli overlord lì, soprattutto quello nero e quello verde, come in questo caso, sono tanto forti adesso, ragazzi. C'è anche Slash, che ti piaceva tanto. Sì, però adesso... è questa che è forse nei colori sbagliati, cioè forse è stato il posto nera e esatto. Anche il, esatto. Il blu, esatto. Era un attimino meglio. Che è anche così vuol dire che sei un attimo più limitato a livello di terra in quel tipo di mazzide, altrimenti è una pianto e stridore di denti. Esatto, esatto. Ah no, Lianex fortissima. E Kaito, grande illusione, cazzarola. Vabbè, peccato. Adesso ce n'hai due di Kaito, o almeno uno di due andrà bene, dai, speriamo. Mickey dice che è un po' cotto, Sherry. Ah no, sono cotto di mio perché è stato un fine settimana, cioè non ho fatto poco un cazzo ma sono stanco, quindi vabbè, solite robe. In più vengo da una settimana abbastanza tosta. Allora, al di là dell'Overlord, che è lo stesso discorso di prima, sì, l'Undead Sprinter è zombie. Sì. Arrivano dei buoni zombie in Foundation, chissà se vedrà gioco ancora la Leyline, purtroppo no. Sì. Ultime buste e poi passiamo un attimo a Fulwell. Poi Sherry, nel senso, sono docente, faccio e... Saprete meglio magari più avanti, adesso è un po' difficile dire e fare. Qua ci sono tre carte buone, che sono i Verge, mm-hmm. l'Enduring, molto buona, mm-hmm. e la Tenacity, che adesso secondo me prenderà valore perché con Foundation arriva un sacco di roba. Okay, andiamo, sì. Erano l'ultimo, giusto? Sì, perfetto, l'ultime. Passiamo un attimo full webcam e andiamo sul terzo account, che è quello dove gioco solo standard, quindi ancora diverso, ancora un metodo di farming diverso. Un po' tutto... No, qui erano due formati. Explorer ai tempi più gli ultimi standard. Esatto, e forse un pizzico di Historic quando... No, con Elfi, mi ricordo che hai fatto dei buoni risultati con Elfi, no, all'inizio. No, qui li avevamo già sbustate quelle con Elfi, questo era quando... Comunque, però già avevi dato con Elfi. Qui era quando stavamo giocando Boros Control. Boros Control, ok. Quella versione di controllo che si era mangiato Maghi un sacco, che il caso non ci ha fatto il qualifier anche. Ah, ok. Presente? Qui invece andiamo su standard. Questo dovrebbe essere quasi tutto standard, credo. Anche qui il farm è sempre quello. Monored ha farmato un Topini. Qui ha farmato. Il codice ha farmato anche con Topi. E regà, vedete, non c'entro anche dall'inizio della season. Quindi capite che non ci gioco troppo. Addirittura non ho reclamato Halloween. Non è, guarda, comunque non è un dispendio di risorse, di tempo così tanto. Vedete che è tutto. È no, quasi. Okay. Sono queste. Ma forse le buste gratis? Sì. Beh, molto poche. Sono comunque... una quarantina. Sì. Prego. No. Però vedete, anche qui Duskmourne si è farmato, ragazzi. Si è farmato Duskmourne. Qui ci gioco veramente poco. Sì. Però 11. Si fa. Non è impossibile, si fa. Topino bello. Sì, si fa molto con calma. Però questo è... Si fa. Sì, basta avere pazienza. Questo è molto più nuovo dell'altro account. Molto di più. Si fa, ragazzi. Cioè, non è niente di impossibile. Potete farlo tutti. Thundering Raijo. Madonna, il Raijo. Ne ho 4 foil full art che ho regalato a Natalia. Vabbè, quando era standard, troppo. Arrivano tutti 4. Ti becchiamo un Raijo nei 20. Sì, al tempo di Kamigawa. Piangevi un po', quando c'era Kamigawa. Poi è cambiato un po'. Ma perché c'era ancora anche... Lupo Mannaro. Sì, il Mannaro 3 che insieme a Raijo, insieme a... Per cosa gli usi sti account per fare contenuti per voi, Raver? Perché siccome io sono il miglior creator best of one al mondo, proprio lo dico proprio senza sfacciataggine, perché sono l'unico che lo approfondisce, sono l'unico che lo porta quotidianamente e vengo citato anche negli articoli degli altri creator e nei video per questo, devo farlo bene. E se non lo faccio bene, non va bene. Quindi studio tutti i formati, li studio da vecchio giocatore, da nuovo giocatore e cerco di fare le cose per voi. Per quello, se non facessi così sarei... Allora, Michele è stato testimone, ragazzi, non mi invento niente. Michele è stato testimone, del prima che io facessi il creator, era diverso come giocavo ad Arena. E gli mandavo davvero degli screenshot di 3-4 set al giorno, anche di più. Anche non solo più. A me, giocavamo il gruppo apposta, esatto. alle 2 del mattino che stava finendo il turno, che tipo era la serata, non stavi dormendo, e ti mandavo 7-3, 7-2 con Apple, che cazzo ne frega, porca puttana. C'è stato un periodo, ragazzi, in cui facevo
boh, era l'estate, 70... quando, era l'estate quando hanno messo i play-in token. Sì. Cioè, hai fatto una roba, io facevi 3-7 al giorno, facevi una roba imbarazzante. Sì, era media altissima. Con Elfi. Con Elfi, con Boros. Con Elfi, altra roba, però mi ricordo che hai fatto tutta l'estate con Elfi, che ogni giorno aspettavamo il momento che mandavi lo screen per insultarti. Cioè, ormai c'era già la chat pronta con un vaffanculo da mandare per vedere il messaggio di Bina. A prescindere da quello che era, avevi nel dubbio un vaffanculo che sì, era così. Probabile uno screenshot. Ma non per vanto, però, ragazzi, era perché volevo che lo facessero anche loro. Cioè, alla fine gli mandavo screenshot e mazzo, tra l'altro. Oppure vabbè, vi dicevo cos'era. Quello, sì, ci dicevi cos'era. Sì, sì. C'è stato anche un Ferragosto, ragazzi, in cui ho vinto in piscina la metagame challenge. Eri arrivato lì che tipo o avevi finito il lavoro, sì. Avevi fatto cose, e eri arrivato lì che avevi fatto 5 in challenge, dovevi finire le partite. Con Elfi, tra l'altro, avevi vinto. Con Elfi, sì, con Elfi. Eravamo lì mezzi sfatti, pure lì. Contro Aura alla finale. Gira l'elfo, gioca l'elfo, parlo. E quella volta lì potete trovarla, credo, online. Secondo me quella volta lì è la volta in cui mi è stato pubblicato per la prima volta la lista Elfi. Può essere. Vediamo. Secondo me sì. Perché avevo fatto una doppietta, mi sa. Eccolo qua. Agosto 22, pensa a te. L'ho detto. Sì, però quello che avevi vinto due con Elfi. Due con Elfi, sì. Sì. E ci sono io. Che è la lista che tuttora ho io in Elfi storica, è sempre quella. Minchia, che brutta sideboard. Cos'è sta roba? Argav Digger Cage. Se Back to Nature era appena uscito. Forse qui però facevo già il creator, sai Michele? Sì. 2022? Forse avevo appena iniziato. No. Post-Covid. Sì. Ero appena stato dai ragazzi in risposta a Scombo, forse. Sì, comunque è il momento, adesso non ci puoi più scappare, Michele. Non posso prendere lo stesso un paio? No.